tele digitale dipendenti nostalgici del tubo catodico, buonasera, trentesima puntata della Torre di Babele più dissacrante dell'universo televisivo, il consueto rituale, anche questa sera cercheremo la ricetta giusta, gli ingredienti giusti per il preparato galenico che da oltre 20 anni, e ci stiamo accingendo a terminare e poi a ricominciare l'ennesima stagione, beh, contraddistingue questo contenitore. Qui parlando di calcio non ci siamo mai presi maledettamente sul serio, come detto la Roma ipoteca, se non addirittura archivia la sua presenza alla futura Champions League, la Lazio che si complica un tantino la vita pur rimanendo padrone del proprio destino, perché mi sembra che in città, soprattutto sulla sponda biancoceleste esageratamente disfattista, non si ricorda che la Lazio è comunque sia padrona del proprio destino. Buonasera Roberta Petrelli. Buonasera Max, ti invito a non ricordare sempre tutti questi anni che qua ci stiamo invecchiando. Allora, ricordo subito il numero per interagire con noi inviando un messaggio WhatsApp che è il 349 98 012 56, come ci sta mostrando in sovraimpressione la regia. Poi dovete cercare quarto e quindi si qualificherà per la Champions per il prossimo anno. Sì, regole radio-televisive che impongono allo speaker provetto di polarizzare l'attenzione ricordando l'importanza degli eventi. Sarò sincero, perché la sincerità non l'ho mai negoziata con nulla, a me di questo Roma Juventus francamente mi interessa giusto, vero che... Ciao Max, buonasera. No, ma io, scusa, ma posso essere sincero? Io da romanista mia... Ti scongiuri del caso, sta facendo. Ma accontentati del primo augurio, dai. Guarda, io neanche ti sento, non ti ho ascoltato, perché vado dritta con i miei promossi e bocciati. Promuovo i 50.000 che riempiranno l'Olimpico e quindi anche oltre 50.000 per Lazio-Inter. Boccio la squadra di Milano, già ho detto Inter una volta, non lo ripeto. Proprio perché ha fatto uscire una notizia, fatalità 10 giorni prima di questa fatica partita, e come si dice, chi sputa in aria, dica di più. Grazie. In attacco e in difesa con acquisti di sostanza, solo così potremo fare grandi cose. Forza Roma da Mapi, da Villa Adriana. E poi scrivono finalmente un grande opinionista, bravo Massimo, ciao da Daniele. E poi Antonello da Civitavecchia ci chiede se Gianluigi Donnarumma venisse alla Roma. Vai, grazie. Che caos, oggi Salah vale 4 miliardi di euro perché Monchi lo ha venduto, anzi l'ha regalato per 400 milioni. Di cartola informatica, grazie a Fabio Di Guisi, grazie a Roberta. Grazie a te. L'appuntamento in replica tra circa un'ora, sì, la devo dire, ripeteremo le stesse identiche cose e poi il canonico appuntamento serale a venerdì prossimo alle ore 21:30. Ciao. Buonanotte.